Oh, che ti guardi? Auguri bambine! La bambola! Sei contenta, Rosa? Papà, io sono Sara! Farò causa allo zoo per liberare il mio cliente. Un gorilla? Un gorilla? Sono Emma Manca, sarei l'avvocato della controparte. Signor giudice, lo guardi. Tre figli, una moglie e una smart, ho detto tutto! Se vinco mi firmi il divorzio. Questa corte condanna il giardino zoologico. E nomina l'avvocato Lorenzo Caputo, tutore dell'animale in oggetto. Finalmente si parte per l'Africa. Lui chi è? Uno che ha bisogno del bagno. È un gorilla. Scusate, porta difettosa. Sono le gemelle di Shining. Femmine a casa, no. La mamma non deve sapere assolutamente. Ma che è sta cosa? Ho cambiato ammorbidente. Fermo, fatti lavare. Ma perché adesso stanno sempre da te? Non mi dire che fa quel gesto. Non me lo... L'ha fatto. Jimmy, tutto bene? Fermatelo! Ha alzato la tavoletta. Pensai che porti di me. Dico io. Che figata! Hai una vita bella intensa! Ti prego, dimmi la verità, che sta succedendo? Tu mi dici sempre, fai il padre. Io ho fatto il padre. Lorenzo non ha firmato il divorzio. Scusa, non ho capito. Quello che ho detto. Ti guardo negli occhi, mi prendo dei pugni e mi va bene così. Io voglio restare con te. E il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare del bravo Marco Giallini che al cinema esordì nell'86 in Grandi Magazzini di Castellano e Pipolo, in cui però era praticamente solo una comparsa. Fu il suo amico Valerio Mastrandrea poi a fare il suo nome a Dino Risi. Il regista lo andò a vedere a teatro e poi lo prese per interpretare il marito della Bellucci nel film L'ultimo capodanno del 1998. In quale ruolo vi è piaciuto di più? Fatemi sapere nei commenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi qui sotto, qui, e cliccate la campanellina per ricevere le notifiche. Ciao da Valeria!